Vi porto in viaggio con me per conoscere le città e i paesi più belli d'Italia. Davide e Cristina ci presentano Reggio Emilia. Ora voglio farvi fare un breve giro per la nostra città. Qui siamo in Piazza del Martiri del 7 luglio e alle mie spalle c'è una fontana in cui l'acqua ogni tanto si ferma. Proprio per questo Davide qui cercherà di correrci attraverso senza mai bagnarsi. Vai, vai, vai! No. Ma è troppo difficile. Dai, sarà per un'altra volta. Qui siamo nella sala del tricolore. Lo sapevate che il primo tricolore è nato proprio qui a Reggio? Sì, io lo sapevo. Era la bandiera della Repubblica Cispadana. Questa è la bandiera della Repubblica Cispadana e quella è la nostra. Ti voglio far conoscere il Museo dei Musei. Ma perché si chiama così? Perché racchiude tutti i musei civici di Reggio Emilia. Dai, andiamo! Ma questo lo conosco! È il Museo Storico Spallanzani. Ma come fai a saperlo, scusa? L'ho letto sulla porta prima. Era la collezione privata dello scienziato ed è conservata esattamente come era casa sua. Certo che aveva una casa grande lo scienziato. Questa è la famosissima balena Valentina. Lo so io perché si chiama Valentina. Perché è stata ritrovata a Castellarano nella frazione di San Valentino. Vuoi altre notizie? Certo! Lo scheletro della balena Valentina ritrovato nell'autunno 1997 nei calanchi di argille plioceniche di Rio della Rocca Castellarano comprende due lunghe ossa mandibolari che al momento del rinvenimento si trovano una cavallatura all'altra. La casa toracica con 12 coste su un lato e 11 sull'altro, in parte ancora in connessione dalle prime vertebre dorsali. Non dirmi che hai letto. No! Questa è la mostra dedicata a Antonio Fontanesi, un grande pittore reggiano dell'Ottocento. Siamo in Piazza Fontanesi, il pittore che abbiamo conosciuto prima. Sembra di essere a Parigi, vero? Sì, ma sono i francesi che hanno copiato il nostro stile. E qui finisce il nostro breve viaggio per Reggio Emilia. Perché non venite a trovarci? Ah, dite che vi manda Davide. Cosa succede se lo fanno? Nulla, ma fa simpatia. Ci vediamo presto per visitare un'altra città. Ah, dimenticavo, mettete un like su In viaggio con Alice.